Buongiorno, benvenuti a Olivetti tra le righe, ciclo di letture dell'Associazione Archivio Storico Olivetti, nell'ambito degli eventi di Ivrea, capitale italiana del libro 2022. Questa settimana vi leggeremo un estratto da questo piccolo catalogo pieghevole della mostra di Filippo De Pisis, pubblicato da Olivetti nel 1988. Il pieghevole è conservato nella nostra biblioteca, che fa parte del sistema bibliotecario di Ivrea Canavese e contiene oltre 20.000 titoli. La mostra di De Pisis faceva parte delle varie iniziative organizzate dal Centro Culturale Olivetti e l'artista stesso dice: «Forse potrei scrivere, a illustrare ciascuna delle mie pitture, anche delle meno importanti, parecchie pagine. Sono infatti quasi sempre il frutto di un lento, complicato lavoro della fantasia. Spesso, ben inteso, un tema trovato, accarezzato un giorno, se non lo fisso sia pure in parte, cade nell'oblio e si perde. Ho seguito per mesi, quasi col cuor palpitante, il vecchino, il nanetto che si vede in questo quadro e che diventò poi il naturalista. Temevo avere una risposta sgarbata o peccare di indelicatezza pregandolo di venire a posare. Un bel giorno mi feci coraggio. Una vocetta garbata, quasi armoniosa, uscì dal corpo stanco per darmi un assenso entusiasta. Ma andrei troppo per le lunghe se volessi, anche in piccolissima parte, dipingere la mia conoscenza con questo caro personaggio. Quando il portiere dell'albergo dove abito me lo portava trionfante, bussava alla porta, la spalancava e si inchinava graziosamente. Mentre il signore faticosamente usciva dalla gabbia dell'ascensore e avanzava con il viso, con gli occhiali quasi radenti al suolo. Era una scena veramente degna di essere vista. Mi contenterò di fare un'osservazione di carattere pittorico. Questa figura che, vista per strada in un grigio e triste pomeriggio milanese, mi aveva ispirato una tela bassa di tono, grigia e nera, quando fu nella mia chiara stanza parve come trasformarsi. Una sorta di vivacità di spirito racchiusa nel corpo martoriato, come la spuma di una vecchia bottiglia ingrommata di polvere e ragnateli, sprigionò da essa. Un vaso di fiori che per caso era lì per terra, non molto più in basso del nano, una casetta con dei lepidotteri, mi sembrarono avere una misteriosa parentela con il mio personaggio. Un'aureola gentile di probità, quasi di benessere, cinse questa figura, che avevo vista tragica e disperata, e si tradusse nella luminosità calda che invade la mia tela, qualità mai abbastanza desiderabile nella pittura contemporanea. Potete trovare questo piccolo pieghevole nel nostro bookshop. Grazie per aver seguito questa prima puntata di Olivetti tra le righe, e ci vediamo la prossima settimana con una nuova lettura. A presto!